In questa sessione degli appuntamenti La formazione non si ferma parleremo della scheda laboratoriale dedicata al quadrante da rifiuto a nuova risorsa. Il test che abbiamo proposto è quello di una biodegradazione in compostaggio domestico, che in realtà va a verificare solamente la disintegrazione del manufatto, cioè noi visivamente possiamo verificare se una busta o un qualunque manufatto biodegradabile e compostabile si disintegra entro 3 mesi in particolari condizioni. Come si fa l'esperimento? Si può prendere del compost, vedete io sto usando dei guanti nuovi appena, insomma un nuovo manufatto che si possono usare per prendere anche la frutta e verdura nel supermercato. Sempre utilizzando guanti si prende del compost da un impianto di compostaggio. Il compost dovrà essere abbastanza umido, in questo caso ecco non è molto molto umido, dovrà essere aggiunta un po' d'acqua. Successivamente, sempre nella ricetta, indichiamo l'utilizzo di un po' di amido e mangime di coniglio. Questo per dare un po' di ulteriore mangime, diciamo, appunto ai microrganismi che poi andranno a lavorare nei substrati che inseriamo. Per fare l'esperimento poi noi abbiamo suggerito sempre di recuperare questi telai delle vecchie diapositive, che in effetti sono anche molto difficili da trovare, ma ugualmente si possono mettere anche dei pezzetti del manufatto direttamente nel compost. E il problema dell'esperimento è che tutto quanto dovrebbe essere a temperatura e umidità costante, ovvero essere messo per esempio in un termostato. Noi consigliamo la temperatura di 58 gradi, ma io ho verificato che volendo si potrebbe anche abbassare un po' la temperatura allungando più i tempi, in forma sempre di tipo non scientifico ma così dimostrativo. In questo modo, mantenendo costante temperatura e umidità e areggiando sempre, noi vedremo che in breve tempo, come in questo caso, ecco, questo ho tolto il manufatto un pochino prima per vedere l'inizio della biodegradazione, questa invece è, scusate, della disintegrazione, questa invece è una disintegrazione molto avanzata. Come dicevo, questa tipologia di esperimento si può tentare anche di farlo in casa se si ha la possibilità di mantenere temperatura e umidità costante. Su richiesta possiamo fornirvi la ricetta, che comunque è all'interno del kit di DDChem. È importante far capire ai ragazzi questo processo finale di biodegradazione dei manufatti, perché il compost è un fertilizzante appunto organico che fornisce carbonio organico ai suoli e ridà fertilità. La mancanza di fertilità è uno dei più grandi problemi del nuovo millennio. Molti, molti terreni in Europa e in giro per il mondo stanno perdendo carbonio organico grazie a fertilizzanti chimici. Quindi l'utilizzo di questa filiera di riciclo organico e riportare carbonio organico ai suoli attraverso il compost è uno dei obiettivi fondamentali di Novamont per aumentare la fertilità dei suoli.